sembrava davvero una giornata terribile. Giuro che se me ne fosse capitata ancora un'altra avrei fatto un esposto in procura. E invece, mai dire mai, guardate qui che svolta. Sono in pista e vi assicuro che non esiste un posto che preferisco di più al mondo e sto guidando l'Alfa Romeo Stelvio da 510 cavalli. E qui posso fare tutto quello che mi pare. Sgommate, traversi e spari. Quanto va forte, ragazzi. Dai, piantiamola. Questa è davvero la giornata perfetta. Cosa potrebbe mai andare storto adesso? Centrale, sub rosso ad alta velocità, ci mettiamo all'inseguimento. No, non ci credo. Anche qui, i carabinieri. Buongiorno, e questo è il modo di guidare? Ma guardi, francamente, lasciatevelo dire, cioè siete dappertutto, anche qui in pista. Sono onesto, volevo vedere a Stelvio. Ah, adesso mi tornano i conti. Allora possiamo fare così, mi è venuta un'idea. Io vi faccio vedere dentro e fuori la Stelvio, in cambio voi mi portate sulla vostra Giulia dei Carabinieri. Agli ordini. Bella la Stelvio, però adesso è arrivato il momento di portarvi a scoprire la Giulia dei Carabinieri. Beh, effettivamente non mi è neanche andata poi tanto male, perché quando mi ricapita di fare un giro in pista sulla Giulia quadrifoglio dei Carabinieri, al volante c'è l'appuntato scelto Gianluca che mi sta facendo divertire sull'handling di Vairano. Ciao Gianluca. Ciao Matteo. La prima cosa che ti volevo chiedere è, so che ti stai divertendo, rompo le uova nel paniere, ma a cosa serve quest'auto? Allora, principalmente quest'auto è stata gentilmente offerta e regalata dall'Alfa Romeo in due unità, una a Milano e una a Roma, ed è utilizzata principalmente per il servizio di trasporto organi. Wow, fantastico, un po' come la Lamborghini della polizia. Esatto, abbiamo esattamente le stesse funzioni. Gianluca, scusa se te lo chiedo, però tanti lettori ci dicono, ma poi verrà usata veramente per il trasporto degli organi? Certo, viene usata, chiaramente è tutto in base alle disponibilità che ci richiede il 118 e alle disponibilità nostre, perché abilitati alla guida di questa macchina siamo soltanto in tre a Milano, quindi dobbiamo cercare di trovare un punto d'accordo tra di noi e tra di loro. Ma quanti trasporti di organi fate mediamente? Ma generalmente siamo sui 2, 3, 4 al mese. Perché serve una supercar come la Giulia Quadrifoglio per trasportare gli organi? Chiaramente dobbiamo specificare che noi trasportiamo un organo, quindi c'è noi che lo portiamo e c'è un ricevente che lo sta attendendo. Certo. Quindi non è che possiamo perdere tanto tempo, anche perché l'organo ha il suo tempo vitale, dopodiché tende a degradarsi, a rovinarsi, quindi dobbiamo essere il più veloce possibile e cercare di lavorare nella massima sicurezza. Ma come fai a guidare in maniera così tranquilla una supercar da 510 cavalli, trazione posteriore come la Giulia? Abbiamo fatto tutti un corso di guida speciale al Varano de Melegari. Ah, quindi la scuola Alfa Romeo di De Ada vince. Esatto. Adesso sono con l'appuntato scelto Ilario, ma dimmi la verità, dai, siete solo in tre a poter guidare questa meraviglia made in Italy. Fate a gara per guidarla, cioè io mi immagino liti furibonde in caserma. Liti furibonde no, però diciamo che ce la discutiamo un pochettino, perché giustamente è una macchina che merita di essere guidata. Ilario, so che non ha senso, ti prego non arrestarmi, che già l'altra volta i colleghi con la Giulietta mi hanno portato via. Anzi, se non avete visto quel video ve lo consiglio, perché ci siamo divertiti un sacco. Però siamo in pista, posso accendere le sirene? Ah, voglia, non c'è nessun problema. Wow, quando mi ricapita? Ilario, tu sei uno dei tre carabinieri che possono avere l'onore e il privilegio di guidare questa macchina. Dimmi la verità,
quanto ti riempie d'orgoglio questa cosa? Tantissimo, tantissimo, perché comunque è una macchina molto emozionante e se comunque ti piace guidare non puoi non essere orgoglioso. Una supercar, meglio ancora se Alfa Romeo, nelle mani delle forze dell'ordine è sempre un'emozione infinita, soprattutto per noi italiani. Quindi è arrivato il momento di andare a vedere più da vicino come è fatta la Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri. Beh, partiamo dall'esterno con l'immancabile livrea dei Carabinieri, inconfondibile, che tutto il mondo ci invidia, ma naturalmente rimane il quadrifoglio verde, bello in vista. Ma c'è un altro logo, forse ancora più importante in questo caso, che non posso evitare di raccontarvi, questo, quello del nucleo radiomobile. Per chi non lo sapesse, il nucleo radiomobile è un'eccellenza all'interno dell'arma che si occupa del pronto intervento. In pratica sono quelli che arrivano quando chiamate il 112. Il logo storico di questo nucleo è la gazzella con il fulmine. Il fulmine poi che è stato ripreso, stilizzato su tutta la fiancata di colore rosso. La fiancata riprende quella della Giulia di serie con i cerchi in lega da 19 pollici, però ho scoperto una curiosità che forse non in molti sanno. La versione di serie ha il tetto in fibra di carbonio per abbassare il baricentro, su questa invece è in più semplice acciaio, una modifica richiesta per poter montare le luci e per non riscontrare problemi in galleria del vento. Ma andiamo anche dietro, dove si riconosce subito cattivissima la Giulia made in Alfa Romeo dallo spoiler in fibra di carbonio e dall'estrattore, con i quattro terminali di scarico che danno libero sfogo al gioiello, anche questo made in Italy che si nasconde qui sotto al cofano, dove c'è il V6 biturbo 2.9 litri di origine Ferrari, in grado di sprigionare 510 cavalli e 600 newton per metro di coppia. Tagliamo subito la testa al toro, il motore è di serie, non ha subito alcuna modifica e ci mancherebbe, dico io, perché tutta questa cavalleria su una trazione posteriore per di più manuale mi sembra decisamente più che sufficiente. A differenza di altre auto dell'arma, questa ha le luci lampeggianti a LED non solo sul tetto ma anche davanti e dietro. Ma le modifiche più importanti su un'auto specialistica come questa ovviamente si nascondono dentro. Rispetto alla Giulietta che vi abbiamo raccontato qualche mese fa, la Giulia Quadrifoglio non ha un vero e proprio impiego operativo, quindi la preparazione all'interno è meno estrema, diciamo che è più simile a quella del modello di serie. Non mancano però importanti modifiche. Partiamo da qui, il cuore pulsante di ogni auto dei Carabinieri che si rispetti, che è la radio, sempre collegata con la centrale. Qui invece ritroviamo qualcosa di familiare, cioè lo stand dove si può montare il tablet del sistema Odino, un sistema molto complesso che permette ai Carabinieri di accedere a una banca dati sterminata e quindi di inserire per esempio i numeri di targa di un veicolo sospetto e scoprire se per esempio non è assicurato o se peggio è stato rubato. Un altro dettaglio interessante si trova qui sopra la mia testa, dove si nasconde questo telecomando che, almeno per quanto mi riguarda, è un vero parco giochi vivente, perché da qui si comandano le mirabolanti luci a LED sul tetto e soprattutto la sirena immancabile. Meglio spegnere, non vorrei attirare troppo l'attenzione, che già l'altra volta sono stato arrestato. Da qui però si possono comandare anche altre cose, si possono mettere le luci fisse. Qui non abbiamo il pannello a messaggio variabile, però c'è sempre il famoso tasto per lo sgancio dell'arma di ordinanza, eccolo qui, che come sulla Giulietta si trova sotto al sedile dei passeggeri anteriori. Qui si nasconde la M12 della Beretta. Giusto per chiarire, non basta ovviamente schiacciare quel tasto per sganciarla, perché c'è anche una serratura meccanica. Beh, devo dire che è sempre emozionante comunque calarsi nell'abitacolo di una Giulia Quadrifoglio. Anche qui ritrovo tutta la sportività del modello di serie, con gli inserti in fibra di carbonio, il volante sportivo con il tasto di accensione integrato. Anche il quadrante e il display centrale mantengono l'impostazione del modello di serie, così come i pannelli porta, ad eccezione di due piccole modifiche. Questo gancio è stato predisposto per fissare il manganello e poi c'è un vano per riporre l'immancabile paletta. Fermi tutti, quattro ruote.
ma volevo mostrarvi anche la zona posteriore. Rispetto alla Giulietta dei Carabinieri qui si sta decisamente meglio. Infatti non essendo un'auto d'ordinanza con scopo operativo, qui l'abitacolo riprende fedelmente quello della versione di serie, non c'è la culla con quella vasca in plastica che vi avevo mostrato l'altra volta e non c'è nessun divisorio con i militari. E devo dire che è un ambiente molto più gradevole, anche perché i Carabinieri hanno messo questo simpatico fiorellino che mi fa sentire subito a casa. Scherzi a parte, è molto importante però questa zona della Giulia Quadrifoglio, perché è qui che vengono riposte le sacche refrigerate che contengono gli organi che vengono trasportati da quest'auto in caso di emergenza. Lo stesso compito, alcuni di voi lo sapranno già, è affidato anche alla Lotus Evora dei Carabinieri. Però qui c'è un'importante differenza. Sulla Giulia Quadrifoglio possono essere trasportati, oltre ai militari, anche due medici. E questo fa una bella differenza in caso di emergenza. Matteo, bella giornata veramente, sei stato a del poco gentilissimo e credo che a questo punto ti possa solamente ringraziare e dire a buon rendere. No, come a buon rendere? A buon rendere. No, ehi, fermi tutti, ma dove state andando? No, oh, ma Stelvio è mia! Cioè, di quattro ruote, ma io non ci posso credere! Cioè, quindi, fatemi capire, la Stelvio non l'ho guidata. La Giulia dei Carabinieri, manco col binocolo e in più sono anche disperso nel nulla e me la devo fare a piedi. Bah, è proprio vero che le giornate che iniziano storte finiscono peggio.